passato un aereo grosso militare sotto casa. Mi dicevi che vorresti che i tuoi parenti venissero qui, ma non si vogliono muovere. No, hanno detto di no assolutamente. Chi ha detto di no? Mio fratello, la sua moglie, stanno con figlio di lì. Cioè loro stanno, il figlio, lei e altri tre amiche con figli hanno fatto una specie di bunker e stanno di lì. Lui non combatte? Sì, lui fa territoriale, come, non so perché c'hanno vari tipi, quelli che non facevano parte dell'esercito si hanno attivati, adesso si hanno organizzati quando è iniziata la guerra per controllare il territorio, quello che loro vivono, dove stanno, perché c'erano tanti diversisti chiamati quelli, tanti c'erano già perché il consulato russo da 2 mesi già organizzava, che ci aveva dentro diversisti dentro il consulato russo. A 2 mesi adesso sappiamo che era così. E c'erano parecchi anche quelli pro-russi del posto che prendevano $150 al segno, quello che per lanciare i missili, non so, con qualcosa loro segnano dove devono lanciare. E loro cercano questi segni, devono o chiudere con lo scotch oppure con la vernice, però hanno detto con lo scotch è meglio perché comunque con ultrarossi si vede come, quindi hanno visto che è meno efficace. Quindi con